Oggi voglio mostrarvi solo una piccolissima parte di quello che è il mio laboratorio creativo e la mia postazione creativa. E, come vi dicevo, questa è solo una minimissima parte, proprio perché comunque da qui nascono quelli che poi vedete come anelli, bracciali, collane. Quindi qui sopra sono le pietre dure che vi ho mostrato in un paio di video precedenti. E qui ci sono sempre delle chips, altre perle e altre perline piuttosto grandi in resina. Qua sopra invece ci sono i fiori secchi. Questo è il mobiletto di plastica con i vari cassettini dove ho messo i chiudini per gli orecchini a lobo, poi la parte retro appunto per gli orecchini a lobo. Qui ci sono una valanga di monachelle, qua sotto altri tipi di monachella in due colori, uno più anticato e l'altro invece color acciaio. Qua sotto invece ci sono altri tipi di monachelle dorate e argentate. Poi qui tengo gli anellini per le collane. Qua sotto sono altre tipologie di anellini, sempre per collana di varia dimensione e colore. Qua sotto ho messo i vari chiusini per le collane e per i bracciali, altra attrezzatura sempre per le collane. Qui sotto ci sono i vari moschettoni di varie dimensioni e colori. Poi qua sotto ancora moschettoni di varie dimensioni e forme, sempre piuttosto grandini. Qua sopra invece ci sono le collane a palline con le loro chiusure particolari. Qua sotto ci sono le varie collane in acciaio. Poi qua sotto altre collane in acciaio con maglie di diverso tipo. Qui invece ci sono quelle in alluminio, queste sono tutte catene in alluminio. Poi qua sotto ancora c'è tutto il materiale per realizzare bracciali a coda di topo piuttosto che semplici, insomma ci sono vari tipi di catena. Qui ho messo i vari schiaccini per le varie sempre collane e bracciali. Qui sotto invece sono delle spillette, sotto ancora ci sono delle basi per spillo invece semplici, vediamo se riesco a mostrarvele senza tirarle fuori, un po' più grandine così. Poi qui invece ci sono delle spillette un po' più piccole. Qua sotto ci sono invece simil cabochon, qua sotto altre chiusure di altro tipo. Poi qui abbiamo tutte le basi per anelli, qui e qui. Poi questo qui è vuoto. Qui ci ho messo delle decorazioni che poi io vado ad utilizzare per realizzare le mie creazioni. Qui dentro ci sono altre basi per realizzare varie medagliette e qui i copriperla di vari tipi, di vari colori, di varie misure. E poi qua sotto ho messo quello che non mi stava, sono altri metri di collana in acciaio e altri schiaccini in vari colori per le varie collane.